Torre dei Corsari, la località che ospita la terza edizione della Sagra dei Ricci, prende il nome dalla Torre di Frumentorgiu che potete vedere alle mie spalle, utilizzata dagli spagnoli nel XVII secolo come postazione di avvistamento contro le incursioni dei pirati saraceni. La terza edizione della Sagra dei Ricci, che si svolge qui alla Torre dei Corsari, frazione di Arbus, è organizzata dall'associazione turistica Pro Loco proprio di Arbus. Torre dei Corsari non è solo una frazione, ma è proprio un vero villaggio dove ci sono case e dove dune e coste, come potete vedere anche qui alle mie spalle, offrono degli scenari sicuramente suggestivi. Terza edizione della Sagra dei Ricci a Torre dei Corsari, siamo con lo chef Gianni Muru. Cosa sta girando? Ovviamente credo che siano i ricci. I ricci di mare di questa zona li abbiamo rosolati con un po' d'aglio e messo del prezzemolo, ottimo olio della zona e una grande prezzemolata. Adesso lo ultimiamo il condimento con la pasta e poi buon appetito a tutti. Ovviamente l'idea è quella di proporre alle tante persone che vengono qui prodotti ai cosiddetti chilometri zero. Questa è una marcia in più anche per il vostro territorio. A incominciare dalla pasta, che è una pasta di Cellino, sarda, e tutti gli altri prodotti che poi saranno nel pranzo oggi. Ovviamente da chef i ricci di mare del territorio sono sicuramente prelibati, ma uno chef come lei le assapora prima, certo, con la scusa? E faccio assaggiare anche ai miei collaboratori perché deve essere una cosa che va bene per tutti. Thank you.
la terza saga dei Ricci qui a Torre dei Corsari. Siamo passati dalla zona primi alla zona secondi. Cosa state preparando di buono? Sto preparando i calamari, i gamberetti e le patate fritte. Ecco, a Nino Serpi, chef di questa fase, chiediamo ovviamente la particolarità dei prodotti che vengono proposti ai tanti turisti che vengono qui. Il prodotto cosiddetto chilometro zero, tutti del territorio. Certo, tutto territorio, quindi adesso questa è in fase di esperimento. Poi speriamo che il 10 vada migliore di questa. Ecco, lei li ha assaggiati prima? Sì, io li ho assaggiati, sono buonissimi. Siamo in compagnia di Marco Arisi, che è docente di cucina della scuola alberghiera di Arbus, che partecipa a questa terza edizione della Sagra dei Ricci qui a Torre dei Corsari. I ragazzi stanno dando una grossa mano d'aiuto, un progetto che nasce con la Proloco di Arbus da quando? Da qualche anno sicuramente. Ora quest'anno così è stata richiesta la partecipazione di questi ragazzi, ovviamente ce n'è del settore cucina e del settore sala bar. Chi si occupa della distribuzione, chi aiuta così dietro i fornelli a dare una mano appunto agli operatori e a chi insomma si applica per far sì che riesca questa bella manifestazione. Quanti sono i ragazzi coinvolti? Una ventina, siamo intorno a una decina di cucina, un'altra decina di sala bar, poi ci sarà un'altra giornata che sarà il 10 aprile e verranno così un'altra ventina di ragazzi diversi per poter partecipare a questa manifestazione. Ecco, da docente le chiedo, un'esperienza sul campo del genere può rappresentare anche, chissà, un futuro oppure comunque un'esperienza importante per quello che può essere anche la loro crescita personale e professionale? Sicuramente, anche perché poi i ragazzi che fanno il biennio, quindi prima e seconda, poi loro scelgono per la terza classe il loro indirizzo, che può essere appunto sala bar o cucina o addirittura anche ricevimento. Quindi vedere così come funziona poi nel mondo del lavoro può servire anche per loro per la loro scelta.
terza sagra dei Ricci a Torre dei Corsari, frazione di Arbus, la sagra dei Ricci patrocinata dal comune. Siamo in compagnia del sindaco Antonio Ecca, una iniziativa che sta richiamando tantissime persone. Sì, è vero, questa è la terza edizione e mostra una costante crescita rispetto alle altre precedenti, che già erano state molto molto importanti e con una grande partecipazione. Oggi già è appena, diciamo, cominciata la distribuzione ed è evidente la grande partecipazione anche quest'anno. Quest'anno che vede ancora una volta il patrocinio del comune, ma soprattutto il grande lavoro dell'associazione Proloco, della comunione Torre dei Corsari, della condominio Costa d'Oro e anche della società Torre dei Corsari. Grande il contributo della scuola alberghiera, che ha dimostrato qua con i suoi ragazzi e i docenti sta dimostrando una grande professionalità e sta dando un grande contributo per la riuscita di tutto l'evento. È importante sottolineare anche che l'avvio rappresenta in realtà l'avvio della stagione turistica. Siamo al 27 di marzo, quindi abbastanza presto quest'anno, e sottolineo anche la presenza già da qualche giorno degli stabilimenti balneari nella spiaggia di Torre dei Corsari, ma nel resto del litorale. Approfitto anche per dire che il 10 di aprile si ripeterà questo evento, approfittando anche di un importante moto raduno che porterà sicuramente un grande pubblico. Verrà ripetuto l'evento della preparazione dei Ricci, e infatti la manifestazione, sempre organizzata dalle associazioni, dalla Proloco eccetera, che ho citato prima, porterà il nome di Moto Ricciando e sicuramente porterà sul nostro territorio una grande quantità di persone. Ovviamente in queste occasioni si parla tanto, sempre e comunque in Sardegna, di promozione, di valorizzazione turistica del territorio. Ecco, mai come questa volta una, diciamo così, una frazione come Torre dei Corsari si mette alla ribalta, forse anche per chi normalmente non la conosce o la conosce poco. Sì, è importante questo fatto, c'è una crescita ulteriore di questo villaggio che nel periodo estivo è forse raggiunge una dimensione che è superiore a quella del centro abitato di Arbus. Ha necessità di interventi di sostegno, perché il grande lavoro svolto dalle associazioni, dai condomini e dalle attività commerciali che hanno anticipatamente aperto quest'anno deve essere sostenuto per far sì che l'evento di oggi non sia poi interrotto da qui a quello che è il reale periodo estivo, ma sia sostenuto possibilmente non solo nei fine settimana, ma anche in tutto il periodo infrasettimanale. Oh,
Siamo con Giuliano Pilas, presidente dell'Associazione di Torre dei Corsari, Torre dei Corsari che ha ospitato la terza edizione della Sagra dei Ricci, edizione molto positiva in termini di presenze e anche di entusiasmo, questo per lanciare, o se non per rilanciare, il turismo in un territorio qual è quello del Medio Campino, di Arbus in particolare. Esattamente, allora quella di oggi è la prima delle tante manifestazioni che abbiamo già pianificato con tutte le associazioni presenti, tra cui l'associazione Torre dei Corsari, l'associazione Comunione Torre dei Corsari, il condominio Costa d'Oro e la Proloco di Arbus. Abbiamo già pianificato dal giorno di Pasquetta, quindi da oggi sino alla fine di settembre, una serie di manifestazioni per rilanciare un attimino quello che è il turismo in una zona un pochettino penalizzata per una serie di motivi. Per cui oggi le presenze erano molteplici, abbiamo ospitato tantissima gente, molto entusiasmo in giro, la gente è qui presente ed è molto soddisfatta di tutto quello che hanno trovato, un paesaggio straordinario, hanno trovato dei menù che sono fatti proprio con la ricerca dei prodotti locali, perché anche i ricci che abbiamo utilizzato sono proprio pescati in Costa Verde. Questa è una delle tante caratteristiche di Torre dei Corsari. Un'iniziativa che, come dicevamo, si sposa anche con quella che è l'economia locale, perché non solo l'entusiasmo di chi è venuto a partecipare come turista, come semplice appassionato a questa Sagra dei Ricci, ma proprio anche gli operatori economici che sono nella zona. Esattamente, allora se noi vogliamo parlare di numeri ci rendiamo subito conto che noi abbiamo avuto ospiti qui alla Sagra, oltre 2.000 persone che hanno preso il vassoio con il mangiare, però dobbiamo parlare anche dei ristoratori locali che avevano già il tutto esaurito a sabato mattina, cosa non comune qui in questo territorio, per cui ogni volta che si organizza qualcosa, che le associazioni comunque organizzano e pianificano delle manifestazioni, troviamo un boom di turisti e di locali.